Eccoci! Hi. Hi! Siamo al confine tra USA e Messico, perché abbiamo deciso di dare alla Valle di Guadalupe una seconda chance! Eccoci qua al confine! Eccoci qua, stiamo per lasciare gli Stati Uniti e siamo diretti al ristorante Fauna dentro al resort Bruma per testare questa cucina famosissima, la Bahamed Cali Mex Fusion Cuisine. Eravamo già venuti e abbiamo fatto un video sui vini e sulla cucina che vi lascio in descrizione e anche qui sopra, e oggi abbiamo deciso di dare una seconda chance visto che la prima volta non eravamo al 100% convinti. Ma va bene, adesso dobbiamo un attimo dare retta alla dogana, quindi vi salutiamo e ci vediamo tra poco. Ciao. Perché stiamo uscendo, cosa dobbiamo dichiarare in uscita, se non diamo una seconda chance alla Valle del Guadalupe, sì. Questo abbiamo da dichiarare. Eccoci. Questo tra l'altro non è il confine principale di Tijuana, ma è quello di Otay, che è un po' diverso. Ci hanno fatto una foto, bene, ciaone, sorridi alla telecamera, e quindi è quello un po' meno trafficato, diciamo è quello commerciale. Oggi è meno trafficato perché è domenica di Pasqua, tra l'altro. Ragazzi, questo è TJ, non è esattamente una bellezza di città, eh? Alla fine è così, Messico terzo mondo, ragazzi, cioè paese povero, sì, ci sono delle bellissime spiagge, dei bellissimi posti da andare a visitare, ma non qui. Nel senso, Mexico City mi hanno detto che è bellissima, poi vabbè, certo Tulum, tutto il resto, ma appena dopo il confine da San Diego c'è, cioè, questa è la situazione. Quindi diciamo che non è proprio la meta turistica prediletta per chi viene in California da San Diego a andare a TJ. That one is the wall. Come vedete, quello è il muro di confine tra Messico e Stati Uniti. Quella... Beh, adesso qui non si vede, ma si vedrà di nuovo lì. Eccolo. Che costeggia tutto il confine, c'è una strada ovviamente che ci passa accanto e noi siamo dal lato Messico. Visto la differenza tra lui e te ed ho scelto te. Tu 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 tu. L'ho pagata cara la verità. Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu. Cioè, quello là ha deciso di fare un food truck dentro una macchina, cioè vende tamales, carne, lote, in pollo, queso e whatever dentro la macchina. Vabbè. Hotel Santana, yeah! Ragazzi, se ne vedono di tutti i colori. Marisco, se andiamo lì a pranzo? Bello, tre tacos, $6, 60 pesos. Tre tacos e una birra. Cheap almeno. Le stesse cose. Ragazzi, comunque noi siamo stati in Ghana, è più o meno uguale. Bienvenuto, no, bienvenido su Ruta del Vino, ragazzi, la strada del vino, ci siamo. Adesso dobbiamo solo trovare i vigneti. Perdono, perdono, perdono. Perdono, appunto, scusa, non ti volevo portare qua oggi. Sorry. Perdono, perdono, perdono. Ci sono dei vigneti, ragazzi. Oddio, cioè, non so quando mai faranno della frutta, però cioè, c'erano, ci sono, si stanno mettendo, ci sono i pali, li hanno rubati, non si sa. Comunque niente, stiamo percorrendo la strada del vino ormai da 15 km. Circa. La valle è lunga 30-35
quello che dicevamo nell'altro video, che è impossibile che il vino etichettato Valle de Guadalupe in vendita all over the world, adesso anche da Costco negli Stati Uniti, vero, sia prodotto qui. Cioè non ci sono le vigne, cioè dove sono le vigne? Ma secondo me sono nascoste nei tunnel che nei attraversano gli Stati Uniti. Oppure le nascondono. Ho capito, cioè in realtà è il muro, poi ci fanno replica sulla vigna. Ironia a parte, seriamente, due secondi di serietà, sì. Cioè non abbiamo visto più niente, c'era la via piena di cantine, degustazione, sì, ma siccome la valle è questa e le sponde, cioè, sono queste. Ma magari dietro nella valle... No, ci hanno anche raccontato che nella valle di San Tomas, che è qui adiacente, ci sono tantissimi vigneti, ho capito, ma no, non è la Valle di Guadalupe, quindi... Vabbè, non facciamo polemica anche il giorno di Pasqua, dai andiamo a pranzo, dai, niente, questo vlog tornerà a parlare di cucina e chiudiamola qua sui vini, che è meglio secondo me, così. Tanto chiuderemo qua. Noi comunque per non sperdere e scrivere ci siamo portati delle bottiglie dagli Stati Uniti, giusto perché in caso proprio nascoste estremo sotto il sedile, non riuscissimo a trovare niente da bere nella carta dei vini di questo ristorante, abbiamo con noi due bottiglie. No, ma io sono very confident. Sono confident che questo ristorante è così rinomato. No, va bene, rinomato e rinomato. Ma la carta dei vini non era online. Quindi beh, neanche non so il menù. Neanche il menù. Quindi, ragazzi, va bene. Ciaone. Chiudiamola qua, dai. Ci vediamo dopo. Ok. Se vende. Questa è una delle più grosse, e l'eccetto vinicola. Ma noi andiamo da Bruma. Ulivi, ulivi e vigneti, signori, signori, ci sono dei vigneti e andremo a vederli. Tra l'altro è partita la canzone perfetta. Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ve lo sapremo dire. Ovviamente c'è una strada asfaltatissima. Eccoci qua, Bruma. Devo dire che hanno puntato tutto sull'architettura, l'estetica e la scenografia. Adesso dobbiamo dirgli che abbiamo prenotato, ma non c'è nessuno. Oh no, eccolo. Bene, cancello automatico, fuck. Uliveti. Finalmente abbiamo aperto l'H-Pot, perché siamo quasi arrivati. Dio, questa strada meravigliosa. Vediamo se la piccola Mini Cooper, Mini con due N perché hanno scritto così sul foglio di registrazione, quindi io l'ho chiamata Mini dal primo momento, e vediamo se la Mini Cooper ce la fa. Comunque, ragazzi, all'orizzonte si vedono vigneti. Dei vigneti. Cioè almeno dei pali quantomeno, e un bacio di polvere incredibile. Ecco, queste sono le vigne di Bruma, la casa vinicola dove stiamo andando a pranzo. Ovviamente vigne giovani, non so che qualità sia, chiederò, però questo è il vigneto. E qua è la macchina che abbiamo chiuso perché c'è un sacco di polvere. Say hi. Proseguiamo.
eccoci, siamo finalmente dentro il ristorante. Viva! Qui mangiano molto tardi, è l'una e non c'è nessuno al ristorante, come vedete, tranne dei turisti e noi. Comunque vedete, architettura molto figa. Marcello, salutoni. Ciao. Di qua c'è il bagno dove sto andando io. Mi hanno detto essere molto scenografico, quindi ve lo faccio vedere. Che strano. Le cucine. Siamo pronti, cosa beviamo? Cosa beviamo? Champagnino, aspetta che metti a fuoco. Oh, perché non metti? Oh, ecco. Champagnino. Grazie. Vi prendo cura le buone. Grazie. Davide, grazie. Ok, alla fine abbiamo deciso di prendere il menù sperimentale. Ci portano non sappiamo che cosa. Abbiamo iniziato con gli antipasti, una specie di mise en bouche. Ci hanno portato una tostada di cactus, che era una specie di foglia fritta con delle foglie di cactus aromatizzata un po' tipo al cilantro, buonissimo, lime, eccetera. Poi un'ostrica tolta dalla sua conchiglia e messa in questa foglia di mela, cioè una mela verde avvolta come fosse una foglia che conteneva l'ostrica con una salsina di lime, cioè buonissima. E adesso in diretta faccio l'assaggio di Bloody Clam di questo, che è una vongolona gigante con l'avocado. E che cosa c'è dentro? Avocado, chili. Guardate. Buonissima. Molto equilibrato il sapore, devo dire. Avevo paura fosse un po' troppo piccante. No, molto molto buona. Invece buonissima. Con quello spicy appena appena accennato, no, che molto equilibrato. Good. Absolutely, so far amazing. Dai, amazing. Buono. Questa è la carta dei vini. Hanno solo vini locali. Blanco, rosato, eccetera, eccetera. Hanno anche i vini di Bruma. Bruma, Plan B, Cabernet Sauvignon. I prezzi che vedete ovviamente non sono dollari, ma sono pesos. Noi ci siamo però portati il nostro champagne e il nostro vino, perché l'altra volta non abbiamo avuto grandi soddisfazione dei vini della Baja. E vabbè, guardate il video precedente per sapere perché ci siamo portati lo champagne. Comunque niente, per ora siamo soddisfatti. So we have il pulpo, abbiamo il polipo con le tortillas fatte a mano, guardatele qua, che meraviglia, meraviglia. E nel frattempo ci siamo portati avanti, abbiamo aperto il rosso. Allora, ci hanno portato un rosso della casa che si chiama Ocho, ma vedete che l'etichetta è cancellata, c'è scritto Plan B sotto, non so se vedete, sta mettendo a fuoco, sì, perché praticamente è un vino che loro hanno comprato ma non hanno fatto. Vabbè, stendiamo un velo, non parliamo dei vini. E noi abbiamo aperto invece il Caia Rossa 2004, che ci mangeremo poi con i piatti di carne. Está caliente.
Eccoci qua. Eccoci. Dopo una mangiata folle. Sì. Perché ci siamo sparati il menù degustazione 8 portate. Le due bottiglie di vino che ci eravamo portati perché avevamo timore della carta dei vini. Infatti la carta dei vini era tutta vini locali. Sì. Vabbè. Ho la batteria scarica della telecamera. Ah. Se smettiamo di parlare, vabbè, continuerò con l'iPhone. È meglio per loro. Esatto. No. Comunque, tiriamo le somme. Allora, dal punto di vista dei vini, riconfermo l'opinione. Sì. Perché il bravissimo cameriere che ci ha servito ci ha portato quattro vini locali. È stato gentilissimo, ci ha fatto provare quattro vini raffinati al cibi. Ma i vini comunque non erano assolutamente all'altezza di essere degustati. Non erano all'altezza del cibo. No. Il cibo veramente, veramente notevole. Direi ragazzi. 8. Portami un 8, fauna, il ristorante fauna all'interno. Averne di ristorante così a San Diego. Esatto, basta la pena spararsi un'ora di macchina da San Diego per venire qui. Assolutamente. E varcare il confine, perché adesso stiamo cercando di tornare indietro e ci sarà una coda assurda rientrare negli Stati Uniti, ma ne vale la pena. Assolutamente. Quindi menù eclettico, ingredienti freschi, cucina leggera, presentazione, non banale, non la solita Caesar salad, il solito salmone grigliato, il solito pollo, la solita bistecca, forget, tutto questo, ma cucina di alto livello come siamo abituati in Europa. Servizio di alto livello. Servizio di alto livello, attentissimo. Attenti, molto precisi. Cioè, sembrano cose stupide, ma cambiare le posate a ogni piatto, cioè per noi in America è perché i ristoranti americani a livello di servizio non sono come i nostri in Europa. Quindi consigliato, quindi abbiamo rivalutato questa seconda chance della Valle del Guadalupe. Sul cibo veramente andremo a provare altri ristoranti a breve. Siamo ancora in attesa di trovare dei vini bevibili. Vini, ostrega, siamo però la nostra ricerca non demordiamo. Troveremo un vino degno di essere provato della Valle di Guadalupe. Esatto.